in Io mi racconto. Sigla. Buonasera, eccoci qua ancora una volta con il nostro richiestissimo Padre Rosario. Padre Rosario, grazie. Non si fa pregare due volte ed è sempre disponibile a venire in trasmissione. Io ti ringrazio per l'invito. Padre Rosario, ormai sei un ospite quasi fisso, a noi ci fa piacere perché ci dice delle cose nuove e poi ognuno giudicherà se sono giuste o non sono giuste. Io stasera, siccome si avvicina la Santa Pasqua, ho cercato di preparare qualche domandino proprio in questo, su questo argomento. Questo è un grande momento di riflessione per la Chiesa Cattolica. Cosa suggerisci a tutti i cristiani durante questo periodo? Beh, suggerisco innanzitutto di rileggere il Vangelo e di paragonarlo alla propria vita, di fare la propria vita Vangelo. La Pasqua è il tempo dell'uomo nuovo. Il passaggio della Pasqua è proprio questo, l'uomo vecchio all'uomo nuovo. Imparare a guardare l'uomo con gli occhi di Dio, cioè libero da quel pregiudizio, libero da quella malizia, libero da quella cosa che lo distingue. Riconoscere se stesso nell'altro per far sì che l'altro diventa uguale a me, diventa mio fratello. E quindi non prendere più le distanze dall'altro, ecco, ma andare incontro all'altro. E abbracciare l'altro. Cioè fare un cammino insieme verso il Signore, esatto, giusto? Verso la santità di vita. Santità. Padre Rosario, pensi che questo periodo è l'unico periodo in cui il cristiano deve sentire veramente il bisogno di esprimere la propria fede partecipando ai riti pasquali, oppure questo è solo un passaggio, mentre tutto l'anno dovrebbe essere dedicato alla fede? Ogni giorno è un giorno buono per convertirsi, no? Chissà, per... è un giorno buono, come dice il nostro amico. È un giorno buono, come canta Rocco Hunt, no? Sì. Ogni giorno è un giorno buono per riprendere la strada verso Dio. Che la strada verso Dio poi non vuol dire non peccare o essere perfetti. La strada verso Dio è quella di compiere ogni giorno la volontà sua. Ogni giorno noi preghiamo, Padre nostro, sia fatta la tua volontà. Ecco, mettere in pratica quello che noi diciamo, ma tante volte invece chiediamo a Dio di fare lui la nostra volontà, no? Quando gli chiediamo: Dio, se mi fai questo, io faccio questo. C'è sempre qualcosa, esatto, c'è un dout in cambio, no? Uno scambio. Invece no, invece penso, nel bravo, Padre nostro, bravo, noi chiediamo sia fatta la tua volontà. E nella santità è esercitare la volontà di Dio, che passa sempre per la croce. Quindi avere il coraggio di portare la propria croce e, nonostante la propria croce, farsi cireneo per l'altro, mai farsi giudice o esecutore per l'altro, cioè imporre altre croci all'altro. Ma il cristiano è colui che, nonostante la propria croce, ecco, va incontro all'altro e portarli si fa insieme, cireneo per l'altro. Insieme. Esatto, sì. Padre, io convido una cosa e confesso una cosa. Le mie preghiere serali, quando prima di dormire, è proprio questa: sia fatta la tua volontà. Non so se questa è un'espressione giusta o meno. Io aggiungerei: Signore, aumenta la mia fede per far sì che io possa restare nella tua volontà. Questo è giusto, sì. Io sei veramente sempre molto chiaro, però qualche volta ti cercherò di portare un tuo confratello per, non so se vogliamo preparare un confronto, va bene? Per un dialogo, sei disposto, certo, a farla questa cosa? Certo, non volentieri. So se trovo qualcuno disposto a farla per ma in televisione, anche tanti. Perché la televisione in genere fa un poco paura, quindi io ho invitato i miei parroci locali, però hanno una paura veramente di affrontare, non te, ma la telecamera, quindi spero di convincerli prima che finisce questa stagione. Posso garantire che la telecamera non morde, no, non morde, non fa male, non pizzica, niente, è innocua, sta laggiù ed è innocua. Basta non pensarci. Cosa invece tu suggerisci alla Chiesa di prendere e far ritornare a sé queste tante pecorelle smarrite che negli ultimi tempi ho visto, specialmente nei giovani che si allontanano sempre più dal cattolicesimo, dal cristianesimo? Guarda, io dico sempre: prendete esempio dal Papa che abbiamo,
un Papa che fortunatamente ha preso le distanze dal potere e dal denaro. Il potere e il denaro sono quello che non ci mettono in comunione con Dio. Più ci distacchiamo dal potere e dal denaro, più entriamo nella volontà di Dio. Invece il potere e il denaro sono le cose che purtroppo, ecco, fanno allontanare dalla fede, perché la fede richiede la semplicità. Invece il potere e il denaro, l'astuzia, e l'astuzia noi sappiamo può essere usata sia a fin di bene, ma anche a fin di male. Esatto. Una domanda sul nostro Papa Francesco. È molto innovatore, sì. Veramente sta facendo delle cose eccezionali. Pensi che ci possa riuscire a portare avanti il suo mandato e a trasformare la Chiesa e l'umanità? Beh, una grande testimonianza la sta già dando, no? Nel senso che lui ha preso le distanze da tante cose. Lui si definisce il Vescovo di Roma, ma io lo vedo più come un parroco vestito di bianco. Sì, sì, no? Sì, sì. Si è confessato pure l'altro giorno. Si è confessato, tutti lo seguiamo. Tutti lo seguiamo, ma questa non deve essere soltanto un fatto di dire quanto è bello. Ecco, dobbiamo cercare di prendere esempio e mettere in pratica le sue parole. Lui ogni giorno da Santa Marta fa delle omelie proprio a braccio, così, e si rivolge a tutti in modo semplice. E questo dice: tornate all'origine dell'essere cristiano, tornate a Gesù Cristo, tornate al Vangelo. Tutto ciò che non è Gesù Cristo e non è Vangelo, anche se è religione, però non si avvicina minimamente al pensiero di Dio. E la storia insegna che molto spesso religione e Vangelo non sono andati sempre di pari passo. Anche Obama mi sembra che si è espresso molto favorevolmente verso il nostro Papa Francesco, giusto? Sì, è stato, ha detto, un incontro bello e inaspettato. Anche lui si è molto rimasto affascinato da questa, la bellezza, no? Vedete, l'uomo di Dio, l'uomo di Dio abbaglia sempre, l'uomo di Dio folgora sempre, perché non è lui, ma i suoi occhi riescono a far percepire la bellezza del nostro Dio, che è gratuità, è pace, è amore. Noi invece molto spesso falsiamo questa immagine di Dio, perché non portiamo Dio, ma portiamo noi. Cioè io mi presento e porto il mio pensiero, invece noi dobbiamo sempre essere strumenti della grazia, mai sostituirci alla grazia. Una domanda un poco provocatoria: pensi che Obama sia venuto più per il Papa o per un motivo politico? Beh, Obama è un capo di Stato, come anche il Papa è un capo di Stato, no? Ognuno fa quello e quello, no? E quindi, però, ecco, è positivo che un uomo comunque liberale come Obama è rimasto affascinato dalla figura di Francesco, di un uomo che nella sua funzione rappresenta il ministro di Dio. Speriamo che gli uomini che comandano il mondo possano portare tanto beneficio a un mondo migliore per i nostri figli e per i nostri nipoti soprattutto. Beh, speriamo loro, che noi dipendiamo da loro soprattutto. Aprano, no? Il loro cuore all'amore di Dio, alla grazia di Dio. Se apriamo il cuore e lasciamo entrare Dio nella nostra storia, lui fa grandi cose con noi nella nostra storia. Ma se chiudiamo il cuore, lui che è libertà, non può violare la nostra storia personale. Soltanto lasciando entrare Dio, basta uno spazietto piccolo piccolo, allora lui si impasta nei nostri giorni e fa di noi strumenti della sua volontà. Ma quando noi vogliamo far passare la nostra volontà per la sua, allora lì complichiamo un po' le cose. Facciamo grandi pasticci. Padre Rosario, il Signore pensa che può perdonare tutto e tutti. Il Signore perdona sempre. Il Signore, io dico sempre, è il Dio della seconda possibilità, anche della terza, della quarta, anche perché, come dissi pure l'altra volta, la rabbia che Dio nutre nei confronti dell'uomo non è che l'uomo è peccatore, ma che l'uomo in un istante può convertirsi e non lo fa, resta chiuso nei propri propositi, nel proprio egoismo, nei propri preconcetti. Questo è anche purtroppo un retaggio culturale che ci portiamo, perché per anni, no, noi abbiamo insegnato cose sbagliate. Oggi, come vedete, la religione sta prendendo aria, libertà, la religione si sta sporcando di nuovo, sta lasciando il vecchio che per anni ha seppellito l'uomo a favore del principio e della norma, e ha capito che l'uomo è la bellezza di Dio, non la legge. La legge, sì, serve a dare una via, ma poi deve essere l'uomo nella sua libertà. Padre Rosario, a percorrere, senti che c'è un po' diventata nuova nell'aria, nell'atmosfera mondiale. Cioè, il problema è chi apre le finestre e chi no. C'è chi ha paura dell'aria nuova e chi invece si lascia travolgere dal vento forte perché di Dio. Sono fermi alle vecchie regole, alle vecchie posizioni, quindi il rinnovamento porta anche dei cambiamenti anche anagrafici, quindi
questo fa paura un po' a quelle persone, sì, più anziane. Ma infatti noi la non bisogna avere mai paura di essere sostituiti. Abbiamo, quando c'è qualcuno, diceva, che sa fare meglio di te, è meglio lasciare il posto. Guarda, oggi ricorre una data importante. 9 anni fa di questo giorno moriva Giovanni Paolo II. Sì, sì. E lui disse: non abbiate paura, aprite le porte a Cristo. Quell'invito è sempre valido. Non abbiate paura, aprite le porte a Cristo. Spalancate le porte a Cristo. Posso approfittare, siccome tu mi hai dato una data del nostro Papa che ricorre questa ricorrenza, io vorrei lanciare un quiz perché riguarda qualcosa del genere. Quando è morto Padre Pio? Se ci rispondete c'è un omaggio, lo sapete, un buon omaggio di 15 euro presso sconto a casa di Cancello Arnone. Quindi io è una domanda che vi faccio, se sapete rispondere c'è un premio. Io vado verso la fine perché mi fanno segno che stiamo finendo. I giovani spesso si lamentano, ma credi che facciano qualcosa per migliorare o è solo un modo di lamentarsi che il mondo non va bene, in particolare la religione? Allora, che il mondo non va bene è sotto gli occhi di tutti e serve il contributo di tutti per migliorare il mondo. Allora mettiamoci tutti insieme, giorno dopo giorno, iniziando a migliorare noi stessi per poter poi migliorare l'altro e coloro che ognuno deve, nel suo piccolo, deve dare il suo piccolo contributo, certo, giusto, questo, esatto, è importante. Siamo tutte gocce di un grande mare. Se ogni goccia cambia, alla fine il mare diventerà pulito. Dobbiamo chiudere, se mi fanno segni che dobbiamo chiudere, io ti vorrei chiedere che cosa farai durante questa Santa Pasqua. Beh, innanzitutto celebrerò e poi pregherò per tutti. Cioè, prega anche per noi, prega anche per noi. Esatto. Io volevo chiudere, se mi fanno segno che il mio tempo è finito, volevo dare un altro annuncio ancora, che non dimenticate che da dal 3 di maggio andrà in onda l'altro spettacolo Cuore e Fisarmonica del maestro De Marco, ogni sabato sera su questa rete dalle 21:15 alle 22:15. Ci saranno tante belle canzoni di fisarmonica, dobbiamo chiudere, ecco, sì, di fisarmonica. Padre Rosario, ti piace la fisarmonica? Sì, sì, allora ti invitiamo dal 3 di maggio alle 21:15 su questa rete. Potresti anche essere invitato anche in quell'occasione, poi vedremo. Va bene, io vi ringrazio. Noi vogliamo salutare. Buona alla prossima, Pasqua, se non ci vediamo alla prossima, grazie, alla prossima.